Abbiamo un blocco scritto da un nostro ascoltatore che ha 20 anni, che ha voluto analizzare un po' la situazione attuale vista dagli occhi di un ventenne. Quindi io ho semplicemente fatto recitare a Lucilla quello che ha scritto questo ragazzo, che saluto, si chiama Samuel, mi ha mandato una mail, gli abbiamo messo sotto la musichina e tutto il resto, però lui ci racconta quello che vede oggi di questo pianeta allo sfacelo, allo schifo, alla merda, insomma. E noi godiamo perché abbiamo vissuto il meglio, certo. No, non è vero, lasciato l'immondizia mentre noi sporcavamo. Abbiamo 50 anni, questo è il momento dove dovremmo godere, stare bene, invece ma no, va. Tutta una merda, ma come, ma va? Comunque sentiamo, vediamo come vedono il mondo i ventenni. Prego Pipuzzo, andiamo, vai. Siamo la generazione dei progressi tecnologici, delle innovazioni, delle mode effimere e delle tendenze che nascono e muoiono in un battito di ciglia. Siamo una generazione che vive in un mondo veloce, frenetico, dove tutto sembra essere fatto per essere dimenticato il giorno dopo. Mentre ci godiamo le nostre sigarette elettroniche alla nocciola, i nostri iPhone con le cover colorate, le reflex che ci permettono di scattare foto tutte uguali ma con mille mi piace, ci rendiamo conto che viviamo in una società in cui il superficiale la fa da padrona. Siamo la generazione delle conversazioni notturne su WhatsApp, dei selfie fatti con la fotocamera del cellulare, dei Tumblr, Twitter, Ask e dei social network che ci permettono di esprimere le nostre opinioni in tempo reale, ma che così spesso le derubano della loro vera profondità. Viviamo in una generazione che cerca sempre di essere diversa, alternativa, sperimentale, ma finisce sempre per seguire gli stessi cliché, le stesse mode, i soliti idioti. La verità è che spesso ci sentiamo persi, come se qualcosa mancasse alle nostre vite, ma siamo troppo distratti per capire cosa. Ci troviamo immersi in una realtà in cui le menti sono distrutte dalla pazzia, ma non abbiamo un Ginsberg che la racconti. Viviamo in un mondo in cui l'unica cosa che conta sono i mi piace, le mode effimere e le corse al successo, mentre le reali problematiche del mondo e le difficoltà dell'essere umano vengono ignorate o dimenticate. Vengono ignorate o dimenticate. Ma nonostante tutto questo, siamo anche una generazione che ha capito che non basta seguire il coro, che non basta sopprimere i propri desideri e le proprie verità per conformarsi alla massa. Siamo la generazione dei pazzi irrecuperabili, ma siamo anche la generazione che ha capito che esiste un mondo da cambiare e che spetta a noi farlo. Siamo la generazione che crede ancora che ci sia giustizia, anche se spesso ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni. Siamo la generazione che vuole esplorare, sperimentare, capire, ma siamo anche quella delle tredicenni precoci e dei genitori ignari, delle droghe e del sesso facile. Siamo la generazione che si diverte con Candy Crush, Razzle e Farmville, ma siamo anche quella che ha bisogno di qualcosa di più, di un significato, di un senso, di una missione. Siamo la generazione che sta imparando a fare la differenza, a esserci per gli amici, a supportarsi, a far sentire la propria voce. Ma c'è ancora così tanto da fare, così tanto da scoprire, così tanto da raccontare. C'è una realtà oltre quella superficiale. C'è un mondo che va al di là delle mode e delle tendenze del momento. C'è una verità che va oltre i social network e i like. Siamo la generazione che ha il potere di cambiare la storia, ma dobbiamo farlo insieme, come una comunità, come esseri umani che si rispettano e si supportano a vicenda. Non possiamo lasciare che la superficialità ci consumi. Non possiamo lasciare che la tecnologia sminuisca l'umanità. Non possiamo lasciare che la realtà virtuale ci allontani dalla vita vera. Dobbiamo accettare le nostre debolezze, le nostre paure, le nostre verità, amandole, perché sono proprio queste che ci rendono ciò che siamo. Unici.